Ragazzi, qui in finale siamo in questo video particolare, siamo in career mode, prima di tutto io in questa giornata sto male, c'ho la febbre e quindi abbastanza questa cosa contro, ecco, quindi questo mi ha impedito di fare video, ecco, appunto, di tutto, ecco. Allora, ci sono stati assegnati dei seguenti bonus. Io, allora, aspetta. Aumento del 30% del budget di trasferimenti iniziali. 10 monete, osservatori globali di qualità per la tua prima stagione. Comunque, io andrei sul budget perché siamo in Pescara e quindi in qualche modo voglio più budget, ecco, insomma. Giocheremo col Pescara. Crescita giovani normale, io direi che è un pochino di più alta perché c'è scambia squadre. Come scambia squadre? Boh, strano. Perché c'è abbiamo avuto Immobile, Insigne, Verratti, la Padula, cioè, quindi non credo che siamo proprio male con i giovani. Allenatore, ragazzi, ci metteremo. Mettiamoci sto qua, un po' come Messi. Camicia, ci sta bene camicia. Nazionalità slovena, ma ovviamente io preferirei mettere nella Somalia, ma ovviamente non posso perché in teoria posso. Facciamo le cose come stanno e facciamo questa career mode, difficoltà campione, il genere più difficile, mettiamo campione, altrimenti la carriera non la gioco mai più. Perché io mi incazzo sempre e va bene. Stadio Adriatico Pescara, ok, questo è a posto. Gli inviti, che ne so, ci stanno, dai, ci stanno, ci stanno. Mandiamo questo qua. Sì, queste sono abbastanza bene squadre, secondo me. Informazione sul mercato. La nostra visione, le nostre aspettative, guarda obiettivi. Allora, termina la tua classifica in Serie A entro 2 stagioni, evita la retrocessione e raggiungi i 6 centri di finale. Questi sono i primi calciatori, ragazzi. Vediamo un po'. Chiediamo un po' per Sensi, vediamo. Però è troppo, ragazzi, è troppo. Allora, Pescara è così, Pescara è una grande squadra già adesso, ma secondo me dobbiamo fare un passo in più, ragazzi, con gli attaccanti. Qua c'è l'osservatore. Sposta osservatore. Perché la Liga BBVA è troppo cara, secondo me. Mandiamo uno in Scozia. Perfetto, là ci sono tanti giovani. A prezzo abbastanza buono. Qui c'è Josip Vukovic disponibile e io lo mando in Austria perché dobbiamo, ragazzi, cercare di non dare tanto in Bundesliga e questi grandi, no? Perché ci sono tanti talenti e anche al di fuori. Anche al di fuori. Ecco, È un'atmosfera ragazzi, sto freddissima, provando c'è l'adrenalina delle grandi incredibile sfide, delle grandi partite, Pescara siamo pronti per Ajaccio. l'atto conclusivo, siamo pronti per la Coppa, finale, quella del, quale vedremo appunto, di un questo solo torneo, vincitore, Pierre, lo sappiamo trofeo dei bene. campioni, La sfida di ovviamente oggi è quella tra torneo Pescara e preparativo, TFC diciamo, Ajaccio. ma comunque valido per la Coppa, valido per i soldi, perché a noi il budget ci serve un sacco, è molto importante e oggi proviamo a vincerla, proviamo a vincere e alzare il budget, ovviamente, che credo che è molto fondamentale per questa squadra. Cercavano un E qui esterno, Pierre non ragazzi ci sarebbe abbiamo preso capace di dare Letizia, qualità, ovviamente gli spinta, acquisti ma tutti vi anche faccio vedere a giocatori fine intelligenti mercato, su di lui. tutti, proprio Vedremo tutti, cosa che si può abbiamo dare. venduto, Quindi chi è un abbiamo giocatore preso, utile, tutto, ah, credo ne tutto. avevano bisogno, un E artista allora di iniziamo la grandi partita, va, mi subito sento di così, vai. promuovere, anche se ovviamente aspettiamo di vederlo in. Vai, bella, eccolo Si Caprari, è avvicina veloce lui Gianluca. Caprari con Mancini, Mancino, spinta la finale, 1-0, sotto il gol. 1-0 sotto la Credo che curva. un match
del Paris Saint-Germain, la mette Caprari, giocata all'inverso dell'Inter purtroppo, ma fa niente, gran passaggio di qui Caprari col piattone, non perdona, va sul sicuro, sul secondo palo, e siamo in vantaggio ragazzi. Ottimo inizio. Sto riuscito, palla che rotola via. Occhio al suo movimento. Birale ci prova qui. Tentativo abbastanza disperato, poi vince. Mette in mezzo, decidete! Miraghi, proprio lui, incredibile! Incredibile! Attenzione, 2-0! C'è stata una deviazione grandissima. A quanto pare l'autorete. Mamma mia, che autorete si è magnato qua. Cosa ha fatto qua il difensore? Guarda. Mi ricorda Taiwo. No, è Christos di Dio. Che insacca nella propria rete. Va bene, 2-0. È partita finita ragazzi, abbiamo vinto, meritatissimo, abbiamo giocato una grande partita, una ottima prova qui, ecco. Mister, grande mister, questo lì ovviamente, qui è Mandragora, l'abbiamo preso da Juventus in prestito, e qui ragazzi alziamo il trofeo, il primo trofeo internazionale in questa stagione ovviamente. E budget si alza, questo è quello che volevamo, ovviamente anche alzare il trofeo, credo che la cosa che conta avere un trofeo da club in più non ci sta male. E qui lei è Mushai ragazzi, alzare il trofeo, siamo noi campioni di questo torneo estivo, preparativo diciamo, è ottima prestazione dei ragazzi, ed è solamente inizierà la Coppa Italia, inizia dopo il campionato, termina il mercato, e quindi prepariamoci noi. Adesso foto ricordo come ci dice il nostro grande Pater Pierluigi Pardo. Sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa. Perfetto ragazzi, Coppa Italiana incredibile. Siamo prontissimi, vi diamo secondo turno, terzo, che cazzo è? Giochiamo con Latina e dobbiamo vincere perché altrimenti è grave, altrimenti ci cacciano, altrimenti ci danno del finocchio, del bugiardo, dell'incompetente, perché l'obiettivo è di almeno vincere questa, poi si può anche perdere 10-0. Ovviamente siamo favoriti, qui ci sono i sostenimenti, Drag, Tierney, due grandi giocatori secondo me, giocheranno, partiamo così, Vitturini, gran promettente, Cercavano un esterno di difesa, un giocatore capace di dare qualità. No, ma non scattano, questo è bello il tiro! La sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Occhio a Latina, attenzione Latina, adesso è venuta insieme, fa un gran numero, la mette in mezzo, il palo, gol del Latina, ha segnato Latina, incredibile, va a palo, cioè siamo allucinanti in difesa, allucinanti, hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0, ma ripartiamo. Parte il cross. Dai. Mamma mia, ragazzi, non c'è tempo, non c'è veramente tempo. Non ci dobbiamo fare delle cose in fretta. Qua. Di casa, di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare. Bella, è lui, talismano libiano. E questo rigore. C'è dubbio, espulso. Sì, giusto, calcio di rigore. Grande. Luigi Alberto Scaglia, si becca il lusso. Ma c'è stato il fallo sul giocatore libiano. Arrivato dall'Austria a Vienna. Guardate qui, fallo netto. Lo hanno visto, non ci sono dubbi. Troppo evidente. Sono sicuro che anche adesso, l'autore del fallo. Ragazzi, allora vediamo un po'. Mettiamo. No, da Brugman, dai. Brugman oggi capitano vero. Adesso mai più Brugman.
destro, Duarte, 1-1, Gaston, Brugman Duarte, Brugman Duarte, signori, 1-1, all'86esimo, all'85esimo, proprio un Pescara bruttissimo, ma va bene così, va bene così, il pareggio di Brugman, proprio alla fine, e si è andato avanti a supplementare. Intervento del pestino, finita. Attenzione però. Ai, no, cosa presa, va, cosa la presa. Gran parata ha fatto, gran parata. E adesso finirà qua. E finisce qua, si va supplementari. Ai tempi supplementari. Supplementari. Con attacco numero. Sì. C'è spazio per andare. Sì. Sì, è tua. Attenzione. È tua, sì. Grande Oliver. Si è calato subito dimostrando già un certo feeling con i Krangl, ragazzi, incredibile proprio lui, la mette, la mette lui, che lui siamo destinati a questa conclusione. O è libiano, no, è Krangl, ragazzi, è Krangl. 119 vai, un minuto, punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Finisce qua, ragazzi, finisce qua, vince il Pescara, ha sofferto più del previsto, ma va bene così, altrimenti, ripeto, sarebbe molto grave perdere questa eliminazione di Coppa Italia, ma va bene così, ragazzi, e noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video, dove giocheremo contro Napoli e Sassuolo, e niente, spero che vi sia piaciuto, un commento mi piace, iscriviti, noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Dalla panchina della squadra di casa.